Buongiorno youtubers, bentornati sul mio canale. Scusate se manco da un po', ma il lavoro è stato molto intenso, troppi impegni. Comunque oggi sono qua al Passo Fedaia, ai piedi della Marmolada. Qui davanti a noi abbiamo il lago. Sono qua col mio fido Bernie. Siamo qui perché ci stiamo preparando per una nuova gara. Quest'anno la Dolomiti Sky Race organizza un nuovo format di gara e per la prima volta, come prima edizione, farà una gara che parte da Canazei e arriverà al Passo Fedaia. Allora proveremo a far questa. Sono 12 km di lunghezza circa per un dislivello totale di circa 800 metri. Allora, io no, essendo che non ho mai corso prima di fare la mezza maratona, comunque 12 km ormai dovrei averceli. Gli 800 metri di dislivello invece saranno un problema. Saranno un problema anche perché comunque l'arrivo è a più di 2000 metri, quindi già l'ossigeno mancherà per la quota, figuriamoci dopo lo sforzo. Seconda incognita di questa gara sarà i punti esposti, le vertigini, perché comunque essendo una gara di corsa in montagna si passa su creste, su punti non proprio tranquillissimi. Comunque vedremo come va. Domani mattina vado a provare il percorso di gara. Vado a farlo la mattina perché questa gara partirà alle 5 e mezza di mattina. Quindi bisognerà guardare anche che il corpo risponda a quell'ora. 5:18 di mattina, sto scendendo per andare a provare il percorso di gara nell'orario di gara. Centro di Canazei deserto. Sono le 5:40, siamo 10 minuti in ritardo, però adesso si parte. Allora, dopo i primi 2 km nel falso piano si inizia a salire. Qua si continua a salire e il sonno sta avendo la meglio su di me. Dovrei proseguire di là, ma le mie vertigini mi stanno dando contro. Sono dovuto fermare un attimo perché ho dovuto fare un pezzo a gattoni. Paura! Questo qua sono accovacciato perché fa vedere. Non so se vedete, ma wow! Cavoli, sarà dura in gara. Salita finita, mancano gli ultimi 2 km circa di piano. Qua è spuntato anche il sole e si vola. Il percorso originale andrebbe lungo il canale di Gronda, che è questo, però a me non piace più di tanto perché, come vedete, uno è stretto, due sempre esposto. C'è un sentiero che passa 20 metri sopra qua, sarebbe quasi meglio quello, forse. Vedremo se per il giorno della gara lo cambiano. Ci siamo arrivati, Passo Fedaia, è stata dura, pensavo di andare qualcosina meglio, ma dai, non ci lamentiamo. Guardate qua intanto che spettacolo, il sole che sale, di qua c'è tutta Val di Fassa, dietro di me qua la Marmolada. Comunque questa manifestazione ho deciso di farla perché, appunto, essendo che lavoro qui all'arrivo praticamente ed è la prima edizione, ho detto ne ho approfittato per fare questo trail running, visto che comunque nel canale prima o poi dovevo portarlo. Vediamo che è già tutto pronto per domani. Dai che si vola! Il coach. A iscrivermi ho trovato anche il mio ex coach Lele. Stiamo correndo! È già il riscaldamento per domani! Ritiriamo la maglietta, forse se ne avanzano. 100 grammi, 120 grammi al metro quadro, 25% di elastano. Quest'anno si sono superati i ragazzi del Dolomites Run. Paco Garra ha recuperato anche questa volta. Adesso si ritorna al Fedaia. Ovviamente qua adesso sta piovendo. Sono qua con la Patong che cerchiamo di attaccare il numero. Lo attacco sulla gamba perché sul petto è già occupato dalla videocamera. Speriamo vada bene. Ok, allora dopo aver fatto l'iscrizione, cena, doccia, adesso pronti ad andare a nanna. Domani in levataccia, ci vediamo domani. Sveglia, domani la sveglia sarà intorno alle 3:50. Ciao! Cari amici, eccoci qua. 5:03 del mattino, Canazei. Bellissima come sempre a quest'ora. Con me c'è il manager Luke.
L'unico problema in questo momento è che sta piovigginando. Speriamo smetta, cavoli. Siamo quasi pronti a partire, mancano 7 minuti. Andiamo a vedere cosa dicono. Siamo solo 70 iscritti in questa gara. Pochini, ma meglio pochi e buoni. Ale, ale, ale! 2, 1, go! Dai, via, via, via! Vai, vai tu! Zio, iscriviti al canale! Pezzo brutto è passato, senza problemi di vertigini. Almeno ha smesso di piovere. Una roba buona. Pezzo duro finito, si parte con il falso piano. C'ho fame. Ma è scivoloso? Scivoloso, sì. Queste radici bagnate letali. Noto che non ci fanno più fare il canal di Gronda, ma il sentiero sopra meglio, di sicuro, più sicuro. Vai che ci siamo, si vola! Vai, bravo, 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 bravo. Ragazzi, arrivati, manifestazione conclusa, tempo non ottimo, ma l'ex coach mi dice tempo umile, ho preso solo 20 minuti da lui, pensavo di più. Adesso reintegriamo al volo e poi si va a lavorare. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace e se volete fare uno sport con me, se avete qualche idea, scrivetemi un commento. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!